E quindi volevo cominciare io con tre domande per il nostro allenatore della Mischia, Mauro Vaghi. Mauro, la prima domanda era questa: quanto tempo di lavoro hai alla settimana per lavorare la Mischia chiusa e come utilizzi questo tempo? Nel senso, che tipo di routine ti sei preparato da proporre ai ragazzi? E quindi, appunto, sì, portaci un esempio di quella che è la routine di una seduta di allenamento settimanale alla Mischia chiusa. Ciao a tutti, bentrovati. Finalmente riusciamo a ritrovarci, almeno virtualmente. Dunque, per quanto riguarda la nostra realtà, siamo sostanzialmente, cerchiamo di fare due sedute settimanali, dove una seduta è quella più cospicua, dove andiamo a fare un lavoro più completo, mentre una seconda seduta, se ci è concesso nei tempi, nel meteo e negli uomini, è un pochino più di rifinitura. Per quanto riguarda la struttura, direi che parlando trasversalmente, quindi da inizio campionato, man mano si va avanti con la stagione, c'è una prima fase su una mezz'ora di lavoro, diciamo un 10 minuti propedeutici, 12-15 minuti, e un altro 15 minuti di lavoro intenso, dove, come ho detto prima, quando si parla di inizio attività, quindi inizio campionato, magari si invertono leggermente i tempi, dove andiamo a lavorare più sulla postura, sugli angoli di spinta, sulle legature, sul setup della mischia stessa. Mano a mano, quando quindi parliamo, il tempo passa, passano le settimane, andiamo ad integrare il tutto per arrivare a un collettivo di 8 contro 8. Quindi magari partiamo da 1 contro 1 fino a raggiungere un 8 contro 8. A sua volta, all'interno di questo lavoro a ranghi ridotti, ovviamente si cerca di prediligere il lavoro per reparto, quindi le prime linee lavorano tra di loro, così come le seconde e le terze linee, che unificherei come loose forward, dove vanno a lavorare insieme loro. Dopodiché, quando andiamo a lavorare nell'insieme, quindi quando siamo, diciamo, nel pieno della stagione, in season, andiamo a fare sempre questi 10 minuti di lavoro, se possibile sulla macchina, dove lavoriamo proprio analiticamente sulle legature. Dopodiché entriamo nella fase vera e propria intensità, dove la mia preferenza, ovviamente dando dei feedback, è sempre quella di iniziare un lavoro isometrico, quindi entriamo un po' nella quantità. Perché credo che il lavoro isometrico, poi sarà magari Seba a smentirmi, il lavoro isometrico è sicuramente quello che rispecchia di più la realtà, perché alla fine sostanzialmente parliamo, a meno che ci sia proprio una disparità tra mischie, si lavora sempre in uno stato isometrico, poi nella capacità, nella coordinazione di tutti si riesce a prevalere. Quindi il mio lavoro parte appunto da un lavoro isometrico per poi introdurre il timing con il pallone, il tallonaggio, l'applicazione delle forze, i cambi d'angolo per riuscire a appunto imporre la spinta, questa famosa spinta che parte dal numero 8 per arrivare alla prima linea. Questo è in linea di massima. Il lavoro che andiamo a fare, come dicevo, nella seconda giornata, sì, quando possibile, andiamo magari a lavorare sulla rifinitura, sugli ingaggi, un attimo di chiamate del timing, introduzione col mediano, per rifinire un po' e prepararci alla E partita. comunque, Mauro, il giorno della settimana in cui si lavora la mischia chiusa è generalmente, diciamo, il secondo allenamento della settimana dopo la partita. Per ipotesi, Esatto. giocando alla domenica, Serie A e Serie B giocano la domenica, giocando alla domenica. Il martedì sostanzialmente. Sì, martedì, Martedì o mercoledì, sì, a più seconda mercoledì, della. Ci esatto. sono anche tanti parametri, il numero dei giocatori. In condizioni ideali Logico, parliamo del esatto. mercoledì. Però il lavoro un po' più intenso, un po' più pesante, poi sembra magari lo confermerà, poi può confermarlo anche subito. Assolutamente, È al assolutamente mercoledì. sì. Sì, Assolutamente di sì. solito 3 giorni dopo la partita. Sì, ok. La seconda domanda, Mauro, era, entriamo, abbiamo visto un po' come è la routine di un allenamento, adesso volevo entrare in modo un po' più specifico sulle cose che chiedi alla tua prima linea, cioè cosa chiedi al tuo pilone sinistro, cosa chiedi al tuo tallonatore e cosa chiedi al tuo destro.
sarà è un po', ti chiedo di essere insomma di dire le cose sintetico, certo, no, certo. No, più che sintetico, le priorità, perché poi magari se riusciamo mettiamo dentro anche un piccolo accenno di delle cose che puoi chiedere magari alle seconde e alle terze linee. Pensavo alla legatura all'Argentina, cinese, pakistana, come spieghi. Dunque, per quanto riguarda la prima linea, vabbè, diciamo che è il punto in cui si incontrano le forze, sia nella tua direzione, quindi che arriva dal tuo numero 8, sia nella direzione opposta, che indica arriva dal numero 8 avversario. Quindi credo che sia importante, come dicevo prima, un lavoro propedeutico alla comprensione da parte soprattutto di questi uomini, prima di tutto per l'incolumità, prima di tutto, e poi successivamente per riuscire a trasmettere in maniera efficace le forze che ricevono da dietro, dicevo, la postura e gli angoli di spinta. Ovviamente ognuno, ci sono diverse filosofie, io sposo molto quella argentina, dove si ha una spinta coordinata verso l'interno, sostanzialmente, dove però è importante, ci sono le due fasi, quindi abbiamo una fase in attacco e una fase in difesa. Sappiamo che il pilone sinistro, quindi insieme al tallonatore, nelle fasi di attacco, quindi introduzione nostra, è la parte che deve consentire e agevolare la conquista, quindi una luce, quindi il pilone sinistro deve consentire al tallonatore di vedere, tra virgolette, la palla per riuscire a impossessarsene molto velocemente, mentre il lato destro è quello, sempre in attacco, la forza motrice, diciamo, no? Quindi è quella dove c'è la forza bruta. Quindi numero 3, numero 5 generalmente sono i più grossi della squadra, i più forti, perché devono attuare questo tipo di lavoro, quindi cercare di dare la spalla a destra, dove al 90% si parte lato opposto introduzione, quindi dare la spalla avanzante a destra. Per quanto riguarda invece l'aspetto difensivo, il sinistro e il tallonatore, quando quindi noi siamo in difesa, faranno esattamente il lavoro opposto, quindi cercheranno insieme di distruggere quello che è l'intenzione del pilone destro, quindi ovviamente, di avanzare. Ovviamente sempre nel rispetto delle regole, perché noi assolutamente non imbrogliamo mai nella mischia chiusa. Gli angoli, anche perché risultano molto evidenti, e quindi, come dicevo, il pilone sinistro e il tallonatore cercheranno di lavorare contro il destro per impedirgli l'avanzamento, mentre il destro, sempre in difesa, cercherà di attaccare, di isolare il suo sinistro, quindi tirarlo fuori dalla spinta, e attaccare il tallonatore per impedirgli o quantomeno non facilitargli la spinta e la conquista. Ovviamente a tutto questo sono fondamentali le seconde e terze linee, per più la seconda linea sono i puntelli della mischia, e da loro devono consentire il trasferimento della forza, perché io ritengo la mischia un'espressione massima di fisica, proprio è fisica pura, dove ci sono le forze, i vettori, e su questo non si sbaglia. Se tu spingi verso l'alto puoi avere l'uomo più forte del mondo, ma verrà dissipata la forza verso l'alto. Puoi avere l'uomo mediamente forte, ma in grado, con una sua tecnica e gli angoli di spinta corretti, riuscirà a spostarti anche l'uomo più forte. Quindi questo è in sostanza l'aspetto delle prime linee. E ovviamente le legature, io cerco sempre di provare, ci sono degli aspetti, la legatura argentina, quindi con le seconde linee che vengono all'esterno, i piloni, consente a loro, la prima linea, di stare più stretta, quindi un pochino più di comfort, mentre sicuramente sono più aiutati con la legatura, diciamo, classica all'interno, dove chiudono le seconde linee, li chiudono verso il centro, verso il tornatore, e hanno più spinta. Ecco, sono due aspetti. Qua bisogna vedere che tipo, la tipologia di piloni che hai a disposizione. Quindi Mauro, si può dire che, Mauro, scusami, si può dire che questa legatura, quindi la possiamo adattare anche al pilone che hai. Non è che Mauro Vaghi vuole che la seconda linea leghi così, no, sei... Giustamente, ti adatti anche alle esigenze che hanno i tuoi piloni, o magari anche alla, diciamo, comodità che può avere una seconda linea. Sono, come una cosa, ci sono delle filosofie. Allora, ripeto, come dicevi giustamente, se io ho dei piloni, una prima linea fortissima, posso permettermi di lasciare andare un po' la forza, l'aiuto delle seconde linee, per mantenere un po' più serrata
quindi una legatura esterna, perché ovviamente le seconde linee quando legano esternamente esercitano una forza, è più sfavorita la spalla, no? Provate a immaginare la spalla rispetto a una legatura da sotto, quindi le spinte sono differenti, però esattamente dipende dai tipi di uomini che hai lì davanti. Okay. Ecco. Capisco. Io si inizia sempre con la classica per poi sviluppare, poi c'è chi non ha lavorato mai con la legatura argentina, non la farà mai, ecco. Certo. Questo è quanto. Certo. Molto bene. L'ultimo è un momento a Marcord, siccome tu... L'ho passato. Siccome tu hai giocato e tanto, insomma, in questa prima linea che abbiamo provato ad analizzare adesso, ecco, è una delle situazioni nella rugby che più è andata, che più si è, tra virgolette, snaturata nel corso del tempo. Per dei motivi validi, ossia la sicurezza del giocatore, però quando giocavi tu, gli ingaggi erano boom, non c'era pausa, non c'era touch, non c'era niente, non c'era basso, certo. Non c'era lega, ci si legava e boom, ci si scornava. E si partiva. E quasi sempre il più forte vinceva, oppure anche lì comunque era necessaria una tecnica, un angolo, una legatura, o era pura forza bruta rispetto magari a come si giocano le mischie adesso. Allora, rispetto ad oggi, sicuramente io preferisco la mischia di oggi perché unisci la forza alla tecnica. Prima avevi, ti dico, si ingaggiava anche da un metro e mezzo, quindi prova a immaginare avere dietro, quando io giocavo con Franco Berni, 150 kg dietro la schiena, se non avevi un ingaggio più che perfetto rischiavi di trovarti sulla sedia a rotelle. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'incolumità sicuramente è più favorevole adesso. E allora, cioè all'inizio, perché poi c'è stata anche un'evoluzione, sono riuscito a passarla all'evoluzione, l'ingaggio era tutto. Infatti chi vinceva, chi era preponderante nell'ingaggio, sempre per l'inerzia. Invece qui, mentre lì partevi già sull'inerzia, qui parti da zero, capisci? Quindi qua parti dalle forze zero. E sicuramente però preferisco per questo motivo quella di oggi, perché la tecnica è ritornata a essere la base. Cioè non è più una semplice forma di ripresa del gioco, ma è una vera e propria fase di conquista dove le forze e gli skill di una squadra, la filosofia viene messa in mostra rispetto ad un'altra, e quindi questo credo sia importante. Bene, Mauro, io sono contento così, soddisfatto così, penso che hai risposto in modo veramente molto molto competente alle mie tre domande, quindi